Natale, fratelli e sorelle. È Natale non soltanto per i credenti, ma per ogni uomo e donna di buona volontà. È Natale. Gesù rinnova il dono della pace, che non è frutto del compromesso, ma è frutto della giustizia. Porta la luce che vince le tenebre e l'ipocrisia del nostro peccato e del nostro orgoglio. Rinnova il dono della speranza di un mondo nuovo che nasce come frutto anche dell'opera di giustizia che sappiamo operare. È ricchissima la proposta della parola di Dio, non soltanto per coloro che vanno a messa, ma anche per coloro che volessero, ecco, meditare con la parola che si fa carne. Così abbiamo una messa della vigilia, una messa della notte, dell'aurora e del giorno. Quindi tre letture per ogni evento. Ecco allora, alla vigilia abbiamo la genealogia di Gesù, in cui vediamo non soltanto dei santi, ma anche delle prostitute, un assassino come Davide. Da questa umanità Dio trae il suo figlio, nato una donna, per riscattare coloro che erano sotto la legge. E la messa dell'aurora, Luca 2, i pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino fra le sue braccia. La messa della notte invece ci ricorda naturalmente l'evento della nascita, l'annuncio dell'angelo ai pastori: oggi è nato per voi il Salvatore. E la messa del giorno, Giovanni 1, in cui abbiamo il racconto del prologo di Giovanni: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Non temete. Ecco, vi annunzio una gioia grande che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Con l'umiltà e la semplicità dei pastori, una categoria emarginata ai tempi di Gesù, e sono i poveri, gli umili, gli emarginati di oggi, anche noi accogliamo la notizia. Facciamoci guidare dalla luce di Betlemme per trovare il tesoro, il Salvatore della nostra vita. Nel Vangelo dell'Aurora i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e, dopo averlo visto, ecco, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. L'annuncio, la coerenza della nostra vita, la testimonianza, nasce dopo che abbiamo incontrato il Signore. E infine il Vangelo del prologo, l'apice, teologicamente parlando, del Vangelo di Giovanni: venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Veniva la luce vera, ma noi abbiamo preferito le tenebre. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha visto. Il Figlio unigenito che è nel Padre ce lo ha rivelato. Allora ci sono tutti i motivi, torno a ripetere, anche per i non credenti, per accogliere il Natale come messaggio che viene a darci i motivi per recuperare il senso della nostra umanità. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Questa umanità illuminata, trasfigurata dalla gloria del Figlio di Dio, assume la dimensione della bellezza del creato, la santità alla quale siamo chiamati. Il Natale allora, più che addobbare, pretendere di addobbare le città con le luminarie, addobbiamolo con la luce delle nostre buone opere. Così ci invita Papa Francesco anche alla sobrietà delle spese, soprattutto per i regali, non soltanto per ricordarci dei fratelli dell'Ucraina che muoiono di freddo, ma per tutti i poveri di casa nostra e di tutto il mondo. Sarà il segno allora della solidarietà vera. Noi che nelle nostre case siamo disposti magari ad accogliere più gli animali che le persone, noi che pretendiamo il rispetto della salvaguardia del creato e poi uccidiamo la nostra madre terra, la nostra natura. Allora che il Natale ci porti a dare senso e significato, le priorità della nostra vita, la gioia di saperci amati di un Dio che nasce per noi. Un buon e santo Natale a voi e alle vostre famiglie.